di Alberto Zino, Il panico e la sorgente, psicanalisi, DSM e altre domande. Un libro edito dalle edizioni ETS di Pisa nel 2014. Annotazioni intorno al libro di Alberto Zino, Il panico e la sorgente. Per definire la nozione di panico, Alberto Zino ricorre alla formulazione del manuale diagnostico dell'Associazione Psichiatrica Americana, che da decenni è considerata la Bibbia della psichiatria. Il panico come questione non emerge nella pratica della psicanalisi, non troviamo quasi nulla di questo in Freud. Il panico non emerge nemmeno, diciamo, da una ricerca etimologica, filologica, quale introduzione alla psicanalisi. Il panico emerge come una questione di ordine sociale, come una questione connotativa, definita socialmente nella sua stratificazione linguistica. Si tratta di quello che Alberto Zino chiama il sistema ideazionale. Ecco perché Alberto Zino legge il manuale dell'Associazione Psichiatrica Americana, manuale statistico dei disordini mentali, abitualmente disordine dall'inglese americano e tradotto in italiano con disturbo. Quali limiti questi disordini mentali dell'ordine mentale, degli ordini mentali, ossia dell'ordine psichico o psichiatricamente corretto, che è quello del sistema ideazionale, della società ideazionale. La questione allora è qual è lo statuto della psichiatria, qual è lo statuto del panico, qual è lo statuto della vita. Leggendo la definizione connotativa di panico, pur con il riferimento dotto all'urlo che terrorizzava i boschi, no? Dovuto al dio Caprone, a Pan, ci si trova insieme all'ansia, che è diventata nell'Occidente la malattia di ognuno, di ogni uno. Sembra la schizofrenia nel sistema totalitario sovietico, il cui sintomo per eccellenza era la sua non identificabilità, eccezionale sparata del potere sovietico. Questa non identificabilità è stata proprio una sparata del potere sovietico, quindi se nulla si mostrava si poteva emettere una diagnosi di schizofrenia in ogni caso e regolare così il dissenso politico e poi il dissenso intellettuale, quasi mai enunciato però come dissenso intellettuale. Per quanto intervenga una differenza, ed è quella che l'attacco di panico non interviene mai quando qualcuno si trova solo, ma rispetto alla società che emerge il panico come questione. Curiosamente, senza ovviamente che divenga un elemento da analizzare o che implichi chissà quale messa in questione, interviene il termine prestazione, la società prestazionale. Dinanzi all'emergenza di una richiesta di prestazione, che implica la posizione di prostituto e prostituta per ognuno, per ognuna, la risposta, il rifiuto, poiché si tratta ancora di giungere alla non accettazione intellettuale, viene chiamata questa cosa panico. No? Davanti alla richiesta di prestazione interverrebbe in alcuni casi il panico. Senza nessuna messa in questione, in discussione di che cosa sia l'ordine prestazionale,
e di quanto questa prostituzione sia sacra e profana, ossia richieda ipotesi teologico-politica per attuarsi, l'attacco di panico indica quanto nessuno possa sottrarsi all'attacco, perché non si sa chi sia l'attaccante. Non siamo lontani qui dalla definizione di un potere inidentificabile ormai, che non ha più centro e per cui ci si chiede appunto chi siano i sovrani, dati le miriade di ergastolani che sono in circolazione. Allora l'attacco governa, indistinto, senza mandanti, nemmeno quelli che nell'analisi di Alberto Zino sono identificati, ovvero il sistema farmaceutico in connessione con l'ordine psichiatrico, quello che lo psichiatra Thomas Sass ha chiamato farmacrazia. Allora non mette più in discussione la vita, non la riapre alla sua sorgente, che talvolta appare la questione dell'originario in Alberto Zino, piuttosto che quello dell'origine, sviluppato parzialmente nel suo libro, e quindi, insomma, la risposta che è data appunto alla datità del panico, il panico nel suo attacco come dato, ed è questa formulazione algebrica psichiatrico-farmacologica che richiede un suo protocollo di esecuzione. È il protocollo di esecuzione, e l'esecuzione è somministrazione e assunzione poi di farmaci da parte degli attaccati. È chiaro come questi due ruoli, attaccanti e attaccati, e due ruoli sociali, possono combinarsi in migliaia di varianti, e possiamo trovare lo psichiatra primo divoratore di farmaci contro gli attacchi di panico, come è accaduto per degli psichiatri che si somministravano l'elettroshock in caso della cosiddetta depressione. Nel libro di Alberto Zino abbiamo un'interessante lettura dell'ideologia fondamentale del manuale diagnostico statistico dei disordini mentali, ma in fondo accetta qualcosa della formulazione di attacchi di panico, non parla di panico tra l'altro, parla di attacchi di panico sempre, e ci sarebbe da chiedersi perché non ci sia dalla pratica clinica un'altra nozione di panico che possa anche non aver nulla a che vedere con quella formulata nel manuale, a meno che non abbia un'esperienza che più che psicanalitica risulterebbe psichiatrica. Per avere la nozione di panico del DSM occorre porsi in un'ottica, in un approccio psichiatrico, e ce lo chiediamo. Perché accetta la nozione di panico e qua e là anche quella di attacco di panico fornite dal manuale DSM, eccetera, eccetera, eccetera? Quando Alberto Zino opera varie distinzioni tra psicanalisi e psicoterapia, ne opera anche alcune all'interno della stessa psicanalisi. E in un antropologismo non psicanalitico definisce lo psichiatra autentico come psichiatra di rango. Ora, il rango è leggibile solo in una fantasmatica gerarchica, solo su un impianto gerarchico, su un impianto genealogico delle filiazioni sociali. Il panico è uno dei nomi della paura. Gli altri non sono citati o letti in questo testo, e sono il terrore
l'orrore e lo spavento. Il panico è la sentinella del nome, della sua funzione, nella parola, del non dell'avere, e quindi comporta l'analisi della gerarchia. Tolto il non ci sarebbe la gerarchia dell'avere e la gerarchia dell'essere, già che si tratta appunto di quello che chiama il sistema ideazionale, che è sostanziale e mentale, sistema di padronanza e di controllo degli umani e delle cose, di quell'impalcatura che viene messa al posto del nome. Si tratta del nome del nome, nella psicanalisi lacaniana e nel testo di Lacan si tratta del nome del padre, padre non a caso invocato da Alberto Zino come padre della psicanalisi. Dice infatti di rivolgersi non tanto a Freud ma al padre della psicanalisi. Occorre soffermarsi anche su queste formulazioni che sembrano andare da sé, accettabilissime e che apparentemente non implicano questioni, ma insistere su Freud come padre vale a porsi come figli di questo padre, figli della psicanalisi. Alberto Zino si pone quindi in posizione di figlio di Freud, e col trattamento del panico, che non è solo nel colmo di tutti i pregiudizi, quello è il manuale diagnostico dei disturbi mentali, statistici, eccetera, ebbene, viene eretta la facciata per cui proprio la sentinella della questione intellettuale, il panico, diviene un'opportunità di business, business della morte, business della padronanza e del controllo della vita, business nel quale i presunti carnefici possono essere anche vittime e viceversa. È il caso di alcuni rampolli dell'aristocrazia finanziaria internazionale, e intendiamo alcuni casi di suicidio. Indicano appunto che una volta messa in moto la macchina divora anche i suoi fondatori, anche i suoi agenti, e non solo gli agiti, i coagiti, no? Da cogito, i soggetti, gli ergastolani. È uno dei contrappassi e dei contraccolpi al tentativo di erigere un sistema di padronanza e di controllo sulla vita, che non ha torto Alberto Zino chiama ideazionale. È ideazionale e materiale. Una nota a parte riguarda la formazione filosofica di Alberto Zino, che per uno psicanalista è un'occasione, quando la filosofia è indagata nell'ambito dell'analisi e non quando diviene supporto dell'elaborazione, come se il padre appunto della psicanalisi potesse certificare il figlio. La filosofia non certifica la psicanalisi, e nemmeno viceversa. Tutto ciò che è assunzione anche di un lemma della filosofia comporta il permanere nell'ambito della psicoterapia, già che il filosofo è messo in posizione di altro, che non è l'altro tempo, che non è l'altro assoluto, ma quello assoluto, quello che sorge appunto dalla creazione infinita dell'erigere il nome del nome, lo stesso sistema ideazionale e sostanziale. In questo caso ideazionale sta per il mentale. E questo o come in impalcatura del nome, come costruzione imperiale, come costruzione sovrana, come tentativo di padronanza e di controllo del mondo. E quindi si trova a dominare, a condurre, a governare, a sovradeterminare, eccetera. Tolto il padre c'è la guida e tutti i guidatori.
Questa posizione ce l'ha in particolare Heidegger, e sarebbe il caso di invitare Alberto Zino a rileggere i seminari di Zollikon, in cui Heidegger tenta lo smontaggio estremo della psicanalisi, la distruzione della macchina freudiana, ovvero attacca la funzione di rimozione, la rimozione che per Freud è la pietra miliare. In tal senso noi ci chiediamo che cosa ci fa Heidegger con la psicanalisi, è una delle negazioni stremate, più che estreme, della psicanalisi. La filosofia incistata nella psicanalisi trasforma la questione di vita e di morte, trasforma la questione intellettuale in questione dell'essere. E nonostante varie formulazioni, questa questione dell'essere rimane filosofica, rimane ontologica, non ha nulla a che spartire con la psicanalisi. Appunto, il figlio di non può interrogarsi sul non dell'essere, che è un aspetto della funzione stessa di resistenza, quella che Freud chiama la funzione di resistenza, ed è anche la funzione di uno, la funzione di figlio, non di figlio di, non di uno nella numerazione, nella numerazione ordinata e ordinale, in quella seriale. Poi c'è una serie che non è seriale, appunto. Ma appunto non sono esplorati i paradossi della filosofia, non è esplorata la dimensione gerarchica, no? L'impalcatura, emersa persino appunto nella definizione di psicanalista di rango. Ma già la questione dell'essere è come questione ontologica, l'altro nome della teologia politica. Non a caso Dio è stato chiamato anche l'essere supremo. Ogni psicanalisi che si rifaccia alla questione dell'essere è una teologia politica, e quindi è serva del sistema ideazionale, lo stesso che apparentemente è messo in discussione, o che forse qua e là è messo in discussione, ma non con questa chiarità. Per via della traduzione di quel passaggio, che in italiano suonerebbe sarò chi sarò, e invece è tradotto con io sono colui che sono, è qui che alla questione dell'essere è stata giustapposta quella di Dio. Ma Dio non c'è nella Bibbia. Dio, Theos, è un termine greco, quindi c'è solo nella traduzione greca, nella traduzione dei 70, ma nel testo ebraico non esiste questo termine, e quindi si può dire quella che sembra un'enormità, che non c'è Dio nella Bibbia, o ancora più precisamente non c'è Dio nella Torah. E forse neanche nei Vangeli. I quattro Vangeli sono diventati canonici sulla distruzione di quelli ebraici. Di questo ne parlano in pochi, non si tratta di andare a leggere semplicemente, pur non essendo semplice, la versione greca dei Vangeli, ma non sono stati scritti in greco come si sostiene, ma per via di alcuni giochi linguistici che esistono solo in ebraico e che risultano incomprensibili nel testo greco e poi nel testo in latino, poi nel testo in italiano, come Pietro su questa pietra fonderai la mia chiesa, sul quale ha posto l'attenzione solo lo psicanalista Gerard Haddad,
Ebbene, ci ritroviamo con questa questione, ma nell'analisi c'è appunto da elaborare quale sia lo statuto e l'istanza di quel che gli umani, partendo dal termine greco, chiamano Dio. E non è, non può essere la stessa cosa di quel che nell'ebraismo è l'istanza di Hashem, l'istanza del nome, nome che non è nome di Dio. Ma questo porterebbe su altri lidi e altre letture. Questa vicenda di come il significante essere abbia preso queste significazioni e anche la non prosecuzione dell'elaborazione dell'altro non, il non dell'essere, introdotto dalla funzione di figlio rispetto al non dell'avere, alla funzione di padre, alla funzione di zero nella parola. E qui è la condanna, come dicono alcuni psicanalisti, a essere figlio di, ovvero ad avere perpetrato la messa a morte del padre, con la rivalità tra fratelli, che si può notare nella definizione di psicanalista di rango. Sono questioni non c'è nulla di facile, non sono facili da affrontare, ma se il padre è della psicanalisi, il figlio è nell'eterno litigio. La funzione di padre non è la funzione di padre della psicanalisi. Il padre della psicanalisi, in tutte le sue salse, nega la funzione di padre nella parola. Appartiene alla ricerca di un sostituto paterno, definire Freud padre della psicanalisi. Alberto Zino non parla, per esempio, di piccoli psicanalisti di altre scuole, parla solo di psicanalista di rango, non usa il Klein, il piccolo in tedesco, perché non è invischiato nella fantasmatica paranoica. Quanto a intendere quale sia il fantasma che possa tentarlo, per quanto possa anche non avere chissà che interesse intellettuale, non è difficile. E lo lasciamo ai lettori, che si istruiscano sulle quattro evidenze, sui tentativi maggiori di negare la vita. Con i fantasmi di controllo e di padronanza sulla vita, ai quali la psichiatria ha dato nomi differenti. Certo, con il termine sorgente, nel titolo, già il panico e la sorgente, Alberto Zino si avvicina a intendere che l'inconscio non è altro che la vita autentica, nella sua logica e nella sua pragmatica, nella sua procedura, nel suo fare. Ma questa sorgente rimane quasi teosofica, invita persino a risalirla e senza un'ulteriore elaborazione della filosofia rispetto all'analisi, il rischio è appunto quello di aderire a un'agnosi, piccola o grande che sia, a un sistema ideazionale, grande o piccolo che sia, dove le due idee di base sono l'idea di sé e l'idea dell'altro. Idee che non esistono, che non possiamo avere. L'idea non è idea di sé, l'idea non è idea dell'altro, l'idea è l'operatore logico nella parola. La sorgente è l'altro nome dell'origine,
la messa in discussione porta la questione dell'origine come la questione dell'originario, di quel che non ha origine perché è nell'atto, in ciascun atto, ciascuna volta. Quando dà le indicazioni della pratica di analista, si intende che si attiene a quel che emerge nell'atto e non a quel che apparterebbe all'origine, al principio della sorgente, al concetto di sorgente. Anche nel suo teorizzare ci può essere oscillazione tra questi due aspetti, tra l'origine e l'originario. In questo caso a quel grumo filosofico, a quella zavorra, a quel punto che è sostanziale e ideazionale, che chiama questione dell'essere e che è una delle due facce della struttura teologico-politica. L'altra faccia è quella dell'avere, apparentemente esplorata in particolare da Marx. E quindi con queste due questioni, la questione dell'avere e la questione dell'essere, distillare le equazioni personali e sociali, distillare le implicazioni per ognuno e per ognuna e per i tutti. L'analisi della paura è ancora da fare nel testo di Alberto Zino, potrebbe giungere a vanificare anche il residuo del panico inteso nell'accezione del manuale, per quanto ci sia questo avvio dell'analisi, che risulta più una descrizione di questa nozione nell'ambito del manuale più che una sua analisi. E quindi anche distinguere tra i vari discorsi o tra i vari fantasmi, discorso, non spieghiamo per più precisione, il fantasma paranoico, il fantasma ossessivo o di costrizione, il fantasma isterico e il fantasma schizofrenico. Allora, come troviamo nell'elaborazione di questa altra psicanalisi che si chiama cifrematica, ci si può interrogare su queste quattro versioni della paura, che sono, come abbiamo citato, il panico, l'orrore, il terrore e lo spavento. E quindi di come questo panico, termine distinto, che non è neanche il panico di cui stiamo parlando, come punta di una questione, ebbene come questo sia connesso al fantasma schizofrenico e di come per il discorso paranoico si tratti di terrore, di come nel fantasma isterico si tratti di orrore, proprio quel che Freud ha chiamato orrore dell'incesto, e di come nel fantasma ossessivo o di costrizione si tratti dello spavento. Inoltre queste quattro paure sommate non restituiscono la paura, non la lasciano una questione aperta che richiede ben altra ricerca, e altre ipotesi nuove si possono formulare senza avere più nessun debito con il ciarpame di questo manuale anti-intellettuale, questo manuale di anti-vita, questo manuale di vendita di prodotti per sopravvivere negando la vita, che altro sono gli psicofarmaci e le psicodroghe. Ecco, questi alcuni spunti a partire da Il panico e la sorgente di Alberto Zino, edito dalle edizioni ETS di Pisa nel 2014
e tra l'altro nella collana Libertà di Psicanalisi, diretta da Alessandra Guerra.